Benvenuti in questo nuovo video. Sta girando da un bel po' di mesi il meme di Mr. Incredible. Ma voi sapete la vera storia di questo personaggio che nelle foto sembra quasi pauroso? Però andiamo un pochettino a capire di chi si tratta e di chi è. Praticamente questo personaggio è un personaggio di un film di cartoni animati uscito ormai nel lontano 2004, di un film che si chiamava Gli Incredibili. Una normale famiglia di supereroi. Il che è veramente molto strano che dopo veramente molti molti anni dal 2004 viene fuori solamente adesso. Il film si svolge negli Stati Uniti, in una città chiamata Metroville. Da molti anni i supereroi sono al servizio dei cittadini e combattono il crimine con i loro superpoteri. Tra di essi vi sono Robert, Bob, ovvero diciamo Mr. Incredible, dotato di una forza sovrumana, che è diciamo il nostro protagonista principale. Infatti è il protagonista del film, marito di Helen e padre di Violetta, Flash e Jack-Jack. È un supereroe dotato di una forza sovrumana e di una quasi totale invulnerabilità fisica. Amante dell'azione, uomo di casa e grande lavoratore, non riesce ad accettare il fatto di non poter più fare supereroe e di dover lavorare come impiegato in una compagnia di assicurazioni, un mestiere che lo deprime. Dopo essersi ritirato, è spaventato e diciamo è diventato obeso in sovrappeso per poi tornare in perfetta forma fisica in occasione del suo ritorno in azione. Ma cosa sappiamo in merito a questo personaggio? Se siete soliti frequentare Instagram, Twitter, TikTok, è possibile che non vi siate imbattuti in questa doppia foto di Mr. Incredible o comunque il meme che cambia immagine, diciamo ad andare sempre più cattiva. Il meme consiste infatti in un confronto di immagini di Mr. Incredible, cioè un personaggio tratto dal film Gli Incredibili. La prima immagine è un artwork ufficiale pubblicato dalla Pixar. La seconda invece proviene da un account Twitter dove un utente ha provato a dare sembianze reali ad alcuni personaggi. Dovete capire che quell'immagine che vedete è fatto a matita. Possiamo dire che il meme di Mr. Incredible traumatizzato rappresenta molti tipi di persone. La parte colorata che vediamo come prima foto indica coloro che sono felici perché non lo sanno. Quello in bianco e nero indica invece un insieme di persone che conoscono la verità e che provano un dolore emotivo. In effetti, online circola una versione della foto accompagnata da una didascalia che dice proprio persone che non sanno, persone che sanno. Però dovete capire che la verità è che questa immagine esiste sin dal 15 ottobre del 2020. La foto di confronto tra la versione cartoon e quella reale è stata proposta su Reddit per la prima volta il 5 novembre. Risale invece all'8 novembre il primo meme che parla di estratto di questo meme qui. Il template però è diventato ufficiale e virale solamente a fine luglio 2021. E voi conoscevate il significato di questa foto? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Ma ora parliamo di un altro meme, sempre riguardante Mr. Incredible. Il meme dove viene, diciamo, distorta e ora andiamo a parlare un pochettino più pauroso, più creepy. Perché dobbiamo capire che questo meme deriva da un cartone per i bambini o comunque di persone piccole. Deve essere un cartone che, diciamo, non uccida i sentimenti degli altri e soprattutto dei bambini. Infatti, deve essere visto solamente come la prima foto del nostro TikTok o comunque del nostro meme. Le foto che vengono a seguire sono veramente molto paurose. Che secondo me non devono essere viste da nessun bambino, perché si può arrivare persino a vedere la foto di un teschio o comunque del toto di una persona morta. Certo, fa pensare queste cose, ma veramente queste cose sono vere? Certo che sì, ragazzi. A un certo punto del meme, o comunque andando avanti con le foto, possiamo imbattere in un, diciamo, in una foto che vuole ritrarre Mr. Incredible. Teschio. Questo teschio, ragazzi, dovete capire che è vero ed è una persona veramente deceduta. Non è fatto a computer. Purtroppo il teschio che vediamo sul meme è una cosa reale.
Inoltre, in una delle ultime foto, che magari vi lascio qui, apparire in sovraimpressione, però se siete, diciamo, deboli e avete veramente paura, non guardatela, mi raccomando, ascoltate solamente ciò che vi dico. Ma per chi vuole, diciamo, sapere di che immagine sto parlando, mi raccomando, state tranquilli. Questa è la foto che vi sto per far vedere. Questa appare una foto nel nostro meme, una foto che sta spopolando comunque ovunque, lo vediamo ovunque, soprattutto su TikTok, devo dire la verità, ma anche su Instagram. Si dice infatti che guardando intensamente questa foto negli occhi per 20 secondi, che sicuramente l'avrò tenuta un pochettino anche di più, diciamo che si può avvertire dei malesseri. Infatti, si può iniziare a sentire tremare le gambe, la vista inizia a offuscarsi quando abbiamo davanti questa foto. Lo so, non è bello da vedere, infatti anche come foto è veramente disturbante, quindi io non consiglio la visione, ma voi lo sapevate questo? Ve l'aveva mai detto nessuno che una di quelle foto che scorrevano tra questo meme, che aveva come unico scopo far divertire o strappare un sorriso? Certo, ci possiamo mettere anche l'immagine divertente sopra, ma quella foto lì, se noi la guardiamo per più di 20 secondi, ci può causare delle brutte bestie, delle brutte cose che forse è meglio non sapere. C'è da aggiungere che a ogni persona capita qualcosa di diverso. A voi sicuramente non vi è mai capitato, perché diciamo che anche su TikTok o su Instagram le foto ritratte comunque di questa creatura, devo dire, la posso chiamare anche così, questo personaggio veramente pauroso, di questa foto veramente paurosa, appare solamente per pochi secondi. Ma se questa foto noi la blocchiamo e la guardiamo intensamente a tutto schermo, questa foto, ragazzi, ce la potremo sognare di notte e gli effetti che vi ho detto prima sono anche più leggeri. Ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video. Questo era un meme review, una roba che sicuramente a voi piace. Vi ricordo che al centro vi iscrivete al mio canale. Adesso trovate il mio ultimo video che ho fatto di recente. A sinistra trovate una playlist che ho creato appositamente per voi. Quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati su Matti Mito. E noi ci becchiamo al prossimo video. Buon meme.